Salve a tutti amici di Marcos Box e benvenuti in questa piccola guida nella quale vi illustrerò come abilitare la Notebook Bar su LibreOffice 5.3. Come i miei lettori del sito di certo sapranno, a partire dal LibreOffice 5.3 è stata introdotta la possibilità di avere una nuova interfaccia utente chiamata Notebook Bar, un'interfaccia utente che è più moderna, che si ispira a gli attuali concetti di interfaccia utente che abbiamo visto su moltissimi programmi di Windows. Non si tratta, come dicono alcuni, di una mera scopiazzatura dell'interfaccia utente di Microsoft Office, bensì di un concetto più allargato, un concetto che vuole dare all'utente la possibilità di avere un'interfaccia utente per LibreOffice modulare, che si adatti alle proprie esigenze, anche al proprio monitor, modo in cui si lavora e quant'altro, perché come potete vedere, vi mostrerò successivamente, non abbiamo soltanto la Notebook Bar, ma abbiamo anche altre modalità di visualizzazione all'interno di LibreOffice. In questo video vedremo come abilitare la Notebook Bar e come personalizzarla, magari vediamo anche alcuni altri concetti. Ci tengo a ribadire il concetto che questa Notebook Bar è una modalità sperimentale. Quindi l'interfaccia potrebbe subire miglioramenti, quasi sicuramente, e appunto si evolverà, nel futuro. Non ci resta che seguirne gli sviluppi. Vediamo come attivarla. Qui, in questo esempio, utilizzo LibreOffice su Windows 10. Avevo fatto anche un video, anzi, ho fatto anche un video su come attivarla su Linux, quando ancora LibreOffice 5.3 non è riuscito in versione stabile. Ho deciso di riproporre il video per far vedere la versione finale, diciamo così, anche se poi di modifiche non ce ne sono state tante, ma anche per dare un riferimento a tutti quegli utenti Windows che utilizzano LibreOffice sui propri PC con Microsoft Windows. Vediamo come abilitarlo. La prima cosa da fare è comunque, ovviamente, avviare LibreOffice. Andiamo adesso su Strumenti, Opzioni. Andiamo adesso alla voce Avanzate. All'interno di Avanzate, come potete vedere, c'è la voce Abilita funzionalità sperimentali. Spuntiamo la voce, clicchiamo su OK, clicchiamo su Riavvia ora. LibreOffice verrà riavviato. Adesso andiamo ad aprire un qualsiasi programma della suite, ad esempio l'editor di testi. Questa che ci si presenta davanti è la solita interfaccia classica di LibreOffice. Per abilitare la Notebook Bar, andiamo su Visualizza, andiamo su Disposizione barra degli strumenti e spuntiamo la voce barra Notebook. Un attimo che si ricarica l'interfaccia. Ecco la nostra Notebook Bar. Ovviamente è possibile nascondere la barra di menu qui sopra. Clicchiamo sul barra di menu e la togliamo per non avere menu ridondanti. Questa è la Notebook Bar. Come potete vedere nel menu, diciamo così, file, abbiamo le voci riguardanti l'apertura, il salvataggio, la stampa e l'esportazione in PDF dei file dei nostri file. Ad inizio abbiamo i comandi base, quelli che utilizziamo tutti i giorni, quindi in grassetto, cambiare testo, l'allineamento, sono tutte quelle opzioni più frequenti che appunto utilizziamo principalmente su LibreOffice. Nella scheda Inserisci, ovviamente, come suggerisce il nome, è possibile avere tutti i comandi per inserire immagini, gallerie, grafici, simboli, formule, collegamenti e quant'altro. Impaginazione, la struttura delle pagine. Riferimenti per l'indice, note più a pagina e quant'altro, revisione con gli strumenti di revisione e infine visualizza per cambiare modalità di visualizzazione della vista normale, vista web. Come potete vedere, mancano molte icone. Questo è perché, appunto, come vi avevo già detto all'inizio, è una modalità sperimentale, è una modalità work in progress, quindi alcune cose non sono ancora state completate. Vi faccio vedere un'altra cosa.
torniamo un'altra volta a abilitare la barra di menu. Vi faccio vedere che comunque questa notebook bar può essere ulteriormente, diciamo così, personalizzata. Clicchiamo su visualizza, barra notebook. Di default abbiamo la modalità a schede. Possiamo attivare anche la singola contestuale, cioè c'è soltanto una singola voce. Diciamo così, questa è molto utile se vi trovate su dispositivi con dimensioni dello schermo piccole, quindi i classici netbook di una volta, sempre a barra dei notebook, gruppi contestuali. Qui appunto le varie funzionalità sono messe secondo i gruppi contestuali di operazioni, file, appunti, testo, inserisci. Diciamo così, è ancora più compressa come modalità. Quella di default comunque della notebook bar è appunto la modalità a schede che abbiamo visto prima. Colgo l'occasione per farvi vedere anche le altre modalità disponibili su LibreOffice, le altre interfacce. Torniamo a disposizione barra degli strumenti. Abbiamo la modalità barra laterale. Questa è mutuata, diciamo così, da altre suite libere. Questa, per esempio, se non ricordo male, era stata inserita su Lotus, che poi successivamente è stato acquisito e è stato trasformato. Comunque è una modalità che ben si sposa, per esempio, questa con i monitor widescreen, soprattutto quando c'è tanto spazio a disposizione. Quindi abbiamo tutto a portata di mano qui sulla nostra destra. Abbiamo anche la barra degli strumenti singoli. Anche in questo caso si sposa su quei dispositivi che hanno una risoluzione più piccola dello schermo, quindi abbiamo tutto condensato con le funzionalità principali sulla barra superiore. E infine la disposizione predefinita, che è quella a cui tutti noi siamo abituati con LibreOffice. Quale utilizzare? Dipende dal vostro modo di utilizzare la suite, dipende appunto dalla dimensione del vostro schermo, dalle vostre abitudini. Personalmente ho fatto alcune prove, ancora non riesco ad abituarmi diciamo così, alla notebook bar, più che altro perché oramai mi è entrato in mente il meccanismo dei menu, quindi mi ricordo i menu come sono disposti e appunto come trovarli, però non c'è, cioè, come potete vedere, anche questa nuova modalità, la notebook bar, è molto comoda perché le voci sono raggruppate in maniera più razionale, quindi diciamo così, soprattutto per gli utenti, diciamo così, alle prime armi, che si avvicinano per la prima volta a LibreOffice e che vengono dal mondo Microsoft, possono trovare un'interfaccia più familiare, un modo di approcciarsi più appunto più semplice, e magari per questi tipi di utenti questa nuova notebook bar potrebbe essere una valida soluzione. Quando verrà resa installabile tutto ancora non si sa, come vi ho detto, appunto ancora work in progress. Speriamo in successivi miglioramenti di questa modalità. Speriamo che arrivi di default la possibilità di attivarla senza ricorrere a funzionalità sperimentale, quindi che esca dalla fase beta sperimentale, perché appunto è una modalità per tutti quegli utenti che si avvicinano per la prima volta a LibreOffice, provenienti da un mondo Windows, e che potrebbe essere appunto, diciamo, anche uno strumento in più per convincerli a passare a una suite libera anziché utilizzare la suite proprietaria di Microsoft Office. Con questo concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci vediamo al prossimo video, recensione o quant'altro. Ciao ciao!